Atalanta. Chiamare l'Atalanta la dea sarebbe tecnicamente sbagliato. Infatti, la figura mitologica da cui è stato preso il nome non era una divinità, ma semplicemente un'eroina, figlia di Iaso, re dell'Arcadia. Bologna. Come è noto, i colori sociali del Bologna sono il rosso e il blu. Tuttavia, l'anno del primo scudetto, nel 1925, il Bologna indossava un'insolita maglia verde. Tale colore fu scelto dall'allora presidente Sabattini per imitare le divise del Rapid Vienna, squadra che, testuali parole del presidente, alcuni anni prima giocò allo Sterlino e lasciò in tutti una grande impressione di possanza e di invincibilità. Ebbene, sia il verde, il colore della speranza, quello che possa dare al Bologna lo scudetto. Oh, ci prese in pieno. Cagliari. Gigi Riva è stata un'icona indiscussa della squadra. Tuttavia i primi tempi non furono facili. Pare infatti che Riva, passeggiando per le strade della città, un giorno si lasciò scappare questa dichiarazione: "Io qui non ci resto neppure se mi incatenano". Fortunatamente per i cagliaritani, invece, rimase lì per tutta la sua carriera, risultando decisivo per lo storico scudetto del 70. Chievo. Il Chievo è tradizionalmente una squadra con una media età molto alta. L'anno scorso, addirittura, è stato il club con la media età più alta fra tutti i club dei 5 maggiori campionati europei, con ben 30,6 anni di età media. Nonostante ciò, ha comunque sia chiuso la Serie A al nono posto, il miglior risultato da quando è tornato in Serie A nel 2008. Crotone. Il Crotone detiene il record per la vittoria più larga nella storia del calcio italiano. Il 20 novembre 1994, infatti, quando ancora militava in eccellenza, sconfisse la Palmese per ben 32 reti a 0. Empoli. Un siparietto alquanto curioso è avvenuto l'anno scorso durante la partita contro la Fiorentina. Dopo il gol del 2-0, Bussé ha rincorso l'autore del gol, Zielinski, sfilandogli la maglia di dosso. Zielinski si è rimesso subito la maglia, ma nonostante ciò è stato ammonito dall'arbitro ed essendo diffidato ha dovuto saltare la partita successiva. Fiorentina. La Fiorentina è stata la prima squadra italiana a partecipare alla finale di Coppa dei Campioni nel 1957, venendo poi sconfitta dal Real Madrid dei 5 trionfi di fila. Genoa. Il Genoa è stata la prima squadra italiana per la quale i tifosi hanno noleggiato una nave al seguito. Questo nel 1971 per una trasferta a Sassari, quando il Genoa militava addirittura in Serie C. Inter. Quando Ronaldo arrivò in nerazzurro, decise di prendersi la maglia numero 9, che l'anno prima apparteneva a Zamorano. Quest'ultimo, dispiaciuto, andò da Moratti, il quale gli consigliò uno stratagemma un po' particolare: usare come numero il 18 con un più in mezzo, in modo da ottenere 1 più 8, cioè 9. Juventus. Il soprannome Gobbi, dato a giocatori e tifosi juventini, nasce durante il campionato 1956-1957. Quell'anno la divisa indossata dai bianconeri era molto larga e presentava uno scollo a V molto ampio. Quando i giocatori correvano, dallo scollo entrava dell'aria che formava un rigonfiamento sulla schiena, praticamente una gobba. Pare che i primi a notare questo fatto siano stati i tifosi del Torino. Lazio. La Lazio detiene il record di partite vinte nell'arco di una singola giornata, 3. Questo avvenne il 7 giugno del 1908, quando la Lazio vinse il torneo interregionale di Pisa, sconfiggendo Lucca, Pisa e Livorno. Milan. Il 20 marzo 1991, nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Campioni contro il Marsiglia, il Milan a pochi minuti dalla fine era praticamente fuori. La partita però venne prima interrotta per lo spegnimento di uno dei riflettori dello stadio e poi fatta ripartire. Galliani però scese in campo dalla tribuna e disse ai suoi giocatori di abbandonare il campo e quelli obbedirono. A causa di questa mossa, il Milan perse la partita 3-0 a tavolino e venne squalificato per un anno dalle competizioni europee. Napoli. Inizialmente il simbolo del Napoli era un cavallo rampante. Il passaggio dal cavallo all'asinello, o ciuccio, avvenne per un episodio avvenuto durante il campionato 1926-1927. In quel campionato i partenopei conquistarono un solo punto e un giornalista disse: "Altro che cavallo, ne pare o ciuccio e fichella", riferendosi a un malconcio asinello di proprietà di un signore residente nello stesso rione dello stadio di Napoli. L'espressione si diffuse subito fra i tifosi e nel 1930, in occasione di una partita contro la Juventus, il Ciuccio fece il suo esordio allo stadio su questo goliardico striscione. Palermo.
Il Palermo è stata una delle squadre più rappresentate all'interno della rosa della nazionale italiana ai mondiali del 2006. Infatti, in quell'Italia c'erano ben 4 giocatori rosanero: Zaccardo, Barone, Barzagli e Grosso. Pescara. Nella storia della Serie A a girone unico, il Pescara è la squadra che ha fatto meno punti in un singolo girone fra andata e ritorno. Nel 2012-2013 il Pescara nel ritorno fece soltanto 2 punti. Un crollo incredibile considerando che alla fine dell'andata i punti erano 20, 4 in più sulla terz'ultima. Roma. Il capitano della Roma, Francesco Totti, è l'unico giocatore della storia del campionato italiano ad essere andato in doppia cifra per 9 stagioni di fila con la stessa maglia, nonché per 13 stagioni in totale. Sampdoria. La Sampdoria ha il vizio, per così dire, di retrocedere negli anni in cui le ultime 2 cifre sono uguali. Infatti è retrocessa nel 1966, 1977, 1999 e 2011. Sassuolo. In questi tempi in cui ci si lamenta dell'eccessiva presenza di stranieri in Serie A, il Sassuolo nel 2014 ha schierato contro il Milan una formazione completamente italiana. I titolari infatti erano Consigli, Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso, Biondini, Magnanelli, Missiroli, Berardi, Zaza e Sansone. Italiane erano anche le riserve entrate a partita in corso: Brighi, Flocari e Floro Flores. Per la cronaca, quel Sassuolo tutto italiano sbancò San Siro per 2-1. Torino. Nel periodo del grande Torino era diventato celeberrimo il famigerato quarto d'ora granata. In pratica, quando la squadra stava perdendo ed appariva fiacca e moscia, il capitano Valentino Mazzola si tirava sulle maniche, facendo cenno al trombettista dello stadio di suonare la carica con la sua tromba. Da quel momento, per un quarto d'ora, non ce n'era per nessuno. Il Toro si scatenava e in quei 15 minuti riusciva a mettere a segno anche 4 o 5 reti. Udinese. L'Udinese l'anno scorso ha richiesto che gli venisse riconosciuto lo scudetto del 1896. Quell'anno si disputò a Treviso il primo vero torneo di calcio della storia italiana, una triangolare fra Treviso, Ferrara e Udinese. L'Udinese appunto vinse quel torneo, ma il titolo non venne ufficialmente riconosciuto, in quanto la Federazione Nazionale di Calcio non era ancora nata.